Ciao a tutti, benvenuti, bentornati in un mio nuovo video. Nel video di oggi non so bene cosa andrò a realizzare, io direi di cominciare e man mano di sviluppare insieme il tema di questo video. Ho già fatto skincare, ho messo lip oil per ammorbidire le labbra, nello specifico ho utilizzato, lo trovo? Sì, questo di Essence. Lip oil al ginseng e sulle sopracciglia ho applicato il Fix It, il gel fissante di Essence. Come sempre. Passiamo al correttore. Utilizzo questo di Deborah. La colorazione è 03 Sand. Il color corrector che vado ad utilizzare è sempre lo stesso di Kiko, ormai in condizioni numero 12. La cipria che vado ad applicare sul contorno occhi è questa qui di Revolution. Vado ad applicare la cipria di Revolution anche nel resto del viso, non metto fondotinta oggi. Certo, sui vestiti magari non molto. Matcha benissimo col colore della mia carnagione, anche se sembro un fantasmino. Ora andiamo a restituire un po' di colore. Vado a fare il contour. Poi utilizzo quest'altra cipria di Catrice. Vado a scaldare il contour. Sembra un fantasma.
con il bronzer di Catrice. Il blush che vado ad utilizzare è questo di Kiko. E aggiungo un po' di blush di Essence. Vado ad eliminare l'eccesso della cipria. Metto un po' di, come si chiama? Illuminante. E passiamo a sistemare un po' le sopracciglia. Procederei adesso con gli occhi. Sono le 10, non farei niente di particolarmente esagerato. Andrei ad evidenziare un po' la base delle ciglia con l'eyeliner, credo. E sfrutto la zona più scura del contorno occhi superiore, che non è truccata, non c'è niente, non c'è base, non c'è primer, non c'è proprio nulla. Ma la sfrutto lasciandola così, per dare un colore naturale, quasi come se fosse un ombretto. Ecco, facciamo delle nostre imperfezioni i nostri punti di forza in questo caso. Andrei a mettere un po' di mascara e secondo me ci possiamo fermare qui per oggi. Quindi da questo video quello che ne è venuto fuori è che ho sfruttato una mia imperfezione e ne ho fatto un punto di forza, perché sembra che ci sia del colore sulla palpebra, almeno da questa prospettiva, ecco. Non so se cambiando luce, andando di là, la cosa è un po' diversa. Ve lo farò sapere. Andiamo a mettere il mascara. Utilizzo questo di Essence, I Love Extreme. E con uno scovolino asciutto vado a pettinare le ciglia che si sono un po' appiccicate. Ma anche le ciglia l'avevo riscaldato.
Ora cancelliamo anche i disegnini. Questo è più morbido, quindi. Lo so che ci sono anche là sopra. È sempre con lo stesso scovolino asciutto. Vado a sistemare queste ciglia e senza aprire il piegaciglia cerco di dare una direzione incurvando un po' le ciglia. Allora, io ho anche il pettinino, ma forse non lo saprò utilizzare io, a volte tende a appiccicarle ancora di più. Mentre ho provato appunto col piegaciglia che riesce a dare una direzione senza intaccare il lavoro eseguito, se è stato fatto bene. Io diciamo il pettinino per le ciglia lo utilizzo in un modo un po' anomalo, cioè quando ci sono delle ciglia che sono attaccate, ecco, quello che vado a fare è questo, le stacco così, mentre per direzionarle mi è utile accompagnarle leggermente con la parte superiore, questa, del piegaciglia. Fatto questo, io darei un po' di colore alle labbra e neanche tanto. Utilizzo questo. E praticamente dà un leggerissimo colore, quasi inesistente. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like, se non siete ancora iscritti al mio canale, stamattina dopo aver fatto skincare iscrivetevi. Noi ci vediamo in un prossimo video, vi auguro una buona giornata, un bacio!